Buongiorno Vincenzo Longo, AG Milano. Ci aspettiamo un'apertura intorno alla parità questo pomeriggio Wall Street in vista dei dati macro che saranno rilasciati oltreoceano. In Europa il mood degli investitori rimane particolarmente cauto a poche ore dall'inizio dei lavori del Consiglio europeo che si apriranno questo pomeriggio e dureranno fino a domani. Il tema principale sarà quello dell'unione bancaria e della supervisione in capo alla BCE che dovrebbe partire poi dal 2013. In questa occasione si potrebbe parlare poi della possibilità degli aiuti alla Spagna, dopo che anche il premier francese François Hollande ha esortato Madrid a scoprire le proprie carte e a richiedere quali potrebbero essere le condizioni migliori per l'accesso a credito. Da Madrid le voci sono che di un probabile richiesta parziale di aiuti, ma non di un full bailout come erano circolate le voci nel corso delle ultime settimane. La sensazione è che quindi si potrebbe ricorrere appunto a definire le linee guida e una decisione chiara sarà presa poi nel corso delle prossime settimane dopo la tornata elettorale in alcune regioni chiave che ci sarà la prossima domenica. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, citando una fonte europea, alla Spagna potrebbe essere richiesto un intervento massiccio della BCE e per limitare invece l'intervento in capo ai singoli governi. Quindi questa potrebbe essere una soluzione in questa sede. Intanto sul fronte valutario l'euro-dollaro rimane intorno all'1,31, dopo i massimi toccati ieri a 1,3140. La resistenza passa in area 1,3172, ovvero i massimi toccati lo scorso settembre. Un supporto importante invece si colloca in area 1,3080, al di sotto si corre sino a 1,3040. Sul fronte macro, buoni i dati provenienti dalla Cina, seppur in rallentamento rispetto al trimestre precedente, il PIL cinese ha mostrato una crescita del 7,4% su base annua dal 7,6% del secondo trimestre. La sensazione è che il rallentamento del PIL si stia stabilizzando e questo appunto lo si ha guardando i dati di settembre sulla produzione industriale, sulle vendite al dettaglio e sugli investimenti fissi, tutti cresciuti oltre le attese. Quindi buoni dati diciamo congiunturali che potrebbero far auspicare un recupero nell'ultima parte dell'anno. Sul fronte governativo, da rilevare che questa mattina la Spagna ha collocato 4,6 miliardi di euro di titoli a media e lunga scadenza, quindi poco sopra la forchetta massima prevista a 4,5 miliardi. I rendimenti in calo su tutte e tre le scadenze, a 3, 4 e 10 anni, con una domanda particolarmente debole sul titolo a più lungo termine, decennale, ma questo rispetto all'asta precedente, questo perché l'emissione precedente era stata caratterizzata da un basso importo in emissione. Tutto sommato le aste sono state positive, successo per il BTP Italia, intanto con gli ordini che hanno superato gli 11 miliardi di euro, superando di gran lunga i 7,2 miliardi del lancio di marzo. Intanto sul fronte commodities prosegue stabile l'oro, il petrolio pure fatica a recuperare nonostante i dati positivi provenienti dalla Cina. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter, Gmarkets_IT. Buona giornata e buon trading!